Buonasera a tutti e a tutte e ben ritrovati alla rubrica Educhiamo. Questa sera parleremo di natura e di scoperte sensoriali in natura. Com'è possibile far vivere ai bambini delle scoperte, delle attività naturali, cercando di essere allo stesso tempo attenti ai cinque sensi? In particolar modo, riuscire a valorizzare la sensorialità che deriva dai piedi. Ed ecco che allora diventa molto interessante riuscire ad avere delle bacinelle piene di elementi naturali. Possiamo cambiarle a seconda della stagionalità o a seconda degli elementi che ci piacciono di più. Un esperimento molto interessante è quindi riuscire a riempire delle bacinelle di acqua, delle bacinelle di corteccia, delle bacinelle di erba, delle bacinelle di sabbia, delle bacinelle di fiori e via via a seconda di tutti gli elementi naturali che ci piacciono di più. E in questo modo riuscire a creare dei percorsi sensoriali in modo tale che i bambini e le bambine possano toccare la natura, assaporarla, sperimentarla con i piedi, non solo favorisce una scoperta cognitiva e di apprendimento proprio viva sul campo, ma ti dà la possibilità di fermarti a osservare che sensazioni dà, ad esempio, l'erba sui piedi, l'acqua sui piedi, la corteccia sui piedi, in che modo si riesce a capire e a sperimentare una sensazione, in che modo si riesce a lavorare sul movimento e in che modo si riesce a concentrarsi su un tipo di apprendimento anche a casa, diverso e divergente.